Ciao a tutti amici e amiche di Darkside. Questo video lo stiamo facendo per commentare e chiarire lo scoop, presunto scoop realizzato dal blog Insorgenze dall'ex BR Paolo Persichetti. Cosa è accaduto? Persichetti nella giornata di ieri ha lanciato questo scoop, fondamentalmente, che poi è stato ripreso dalla stampa nazionale, da ADN Cronos, fondamentalmente accusando Siegfried Ranucci di essersi fatto aiutare da Francesco Pazienza per la realizzazione della puntata sul caso Moro. Nello specifico, il titolo del suo articolo è questo: sono davanti al computer, quindi scuserete se perdo un po' di tempo. Allora, quindi su insorgenze.net il titolo è Depistaggi e depistatori. Siegfried Ranucci ha chiesto l'aiuto di Francesco Pazienza per realizzare la puntata di Report sul sequestro Moro. Ora siamo in grado, noi di Darkside, di chiarire i contorni di questa notizia. Abbiamo parlato con Francesco Pazienza, che è stato già ospite del nostro canale in diverse occasioni. Abbiamo parlato con Cristiano Lovatelli Ravarino. Se avete seguito la vicenda, infatti, tutto nasce da una chat pubblicata appunto da Persichetti, in cui Francesco Pazienza chiederebbe a Ravarino la disponibilità ad aiutare la trasmissione Report per la realizzazione di questo documentario. Non serve che adesso vi leggo la chat perché la potete trovare tranquillamente, ripeto, su tutti i media perché la notizia è stata rilanciata, ha avuto una grande eco. Però vi voglio raccontare, vi farò ascoltare l'intervista a Francesco Pazienza. L'intervista a Cristiano Lovatelli Ravarino invece la sintetizzerò io per questioni proprio di tempo perché è stata un'intervista molto lunga. Allora, tutto nasce fondamentalmente da quello che ci ha raccontato Ravarino da questo post. Allora, Cristiano Lovatelli Ravarino, il suo profilo Facebook è pubblico. Allora, 2 giorni fa Ravarino scrive: il signor Ranucci, tramite Francesco Pazienza, mi ha cercato per il caso Moro e per fortuna ho avuto l'onore di non essere intervistato. E poi prosegue con un post lungo che non sto a leggervi. La cosa importante sono queste prime righe. Il signor Ranucci, tramite Francesco Pazienza mi ha cercato. Quindi, ovviamente, leggendo questo post, verrebbe da pensare che Cristiano Lovatelli Ravarino è stato contattato direttamente da Ranucci per tramite di Pazienza. Ecco, questo non è vero. Cristiano Lovatelli Ravarino non è mai stato contattato direttamente da Siegfried Ranucci e ce lo conferma. Ovviamente questo post, sempre come lui ci ha confermato, Ravarino intendo, ha suscitato l'attenzione di Paolo Persichetti, che si è messo quindi in contatto con Cristiano Lovatelli Ravarino e si è fatto consegnare copia delle chat tra lui e Francesco Pazienza. E adesso mi sembra giunto il momento di ascoltare la versione di Pazienza, tanto per restare in tema, e questo è anche il titolo del suo libro, e poi andremo a commentare. Francesco Pazienza, tirato in ballo da l'ex BR Paolo Persichetti, è accusato di aver aiutato Siegfried Ranucci a realizzare la puntata sul caso Moro. In realtà l'attacco sembra più diretto verso Siegfried Ranucci, che si sarebbe fatto aiutare da Francesco Pazienza. Ma Francesco Pazienza, qui in collegamento telefonico con noi di Darkside, smentisce la ricostruzione di Persichetti e ci spiega la genesi di questo presunto scandalo. Prego, Francesco. Allora, Persichetti è un contafavole. Prima di tutto, Ranucci non mi ha chiesto assolutamente niente. Io non ho collaborato assolutamente in niente. Primo. Secondo, conosco Ranucci da 2 anni e mezzo perché Ranucci scrisse alcune imprecisioni su di me. Io gli dimostrai che quello che... No, scrisse, scusi, disse alcune imprecisioni su di me. Io gli dimostrai che quello che aveva detto era assolutamente contrario alla verità con documenti alla mano
E lui molto onestamente fece una dichiarazione ANSA in cui diceva che praticamente non era in corso in precisione nei miei confronti. In corso in Da quel un'imprecisione. momento è Sì. nato. Prego. No, no, scusa che si era saltata la linea. Era in corso in un'imprecisione nei due confronti, perfetto. In quel momento è nato un rapporto amichevole con Ranucci, è tutto qui, e più e nemmeno. E quindi la tua è stata un'iniziativa personale di provare ad aiutare. Io molto ci sono, adesso io non faccio la lista, ma ci sono alcuni enormi scoop fatti dalla RAI che sono stati fatti grazie a me. Ok, però ripetiamo che non è stato Ranucci a venire a chiedere a te una mano, ma sei tu che di già. Assolutamente, assolutamente, E non è vero. perché rivolgersi a Cristiano Lovatelli Ravarino? Cristiano Lovatelli Ravarino, io lo conosco da un po' di tempo perché ha sempre vantato di avere rapporti con la CIA, di avere rapporti con alcuni settori di intelligence americana. E in più è E secondo te stato. la diffusione di questi messaggi a chi è da imputare? Ma come io ho scritto direttamente a Lovatelli Ravarino, è stato lui. Questo cercheremo di appurarlo anche noi. Francesco Pazienza, allora grazie per questa precisazione che sarà sicuramente molto interessante vedere a questo punto le reazioni di fronte alla tua smentita. Grazie ancora. Ok, allora Francesco Pazienza con questo audio che avete appena sentito ci chiarisce i contorni di questa vicenda. E in effetti lui fa riferimento a questa rettifica effettivamente fatta da Siegfriedo Ranucci e vi andiamo a leggere il comunicato con cui Ranucci ha fatto questa rettifica. Adesso io non sono in grado di dirvi se l'ha fatta attraverso l'ANSA o attraverso un'altra agenzia di stampa, ma questo è facilmente verificabile. Sto leggendo, allora, 30 gennaio 2022, rettifica relativa al servizio andato in onda di Report il 24 gennaio 2022. Con riferimento al servizio Il Venerabile Ricatto, andato in onda sul canale Rai 3 lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 21:20, segnaliamo che il dottor Francesco Pazienza viene definito piduista. Non è tuttavia mai stata accertata la sua appartenenza alla P2 e infatti il suo nome non compare nella lista dei 962 appartenenti alla loggia di Licio Gelli. Benissimo, quindi in questo caso appunto confermiamo il racconto di Pazienza che dice di aver conosciuto e di aver intrattenuto da quel momento un rapporto amichevole con Ranucci dopo appunto questa rettifica. E quindi fondamentalmente questo va a sostegno della sua teoria, cioè Ranucci non gli avrebbe mai chiesto niente, ma è stato lui ad offrire un supporto. Adesso andiamo sul profilo pubblico su Facebook di Paolo Persichetti. C'è un post recente di 2 ore fa, siamo al 9 gennaio alle ore 14:35. Scrive Paolo Persichetti: Siegfriedo Ranucci sostiene che quanto da me scritto sul ruolo avuto da Pazienza nella puntata di Report sul caso Moro non sia vero. Non voglio polemizzare su chi è maestro del falso. Voglio porre a Ranucci solo delle semplici domande. Uno, come faceva Pazienza a sapere nel mese di dicembre scorso, data dello scambio dei messaggi con Cristiano Lovatelli Ravarino, che Report stava preparando un'inchiesta sulle presunte verità nascoste del sequestro Moro? Chi lo ha informato? Ecco, allora rispondiamo a questa prima domanda dicendo che più o meno tutti sapevamo che Report stava facendo un servizio sul caso Moro. Lo sapevo anch'io. Se mi si venisse a chiedere la genesi della mia informazione, non saprei rispondere, però lo sapevo. Sapevo che si stava facendo una puntata sul caso Moro. Sapevo, per esempio, avevo un'informazione sbagliata, che si sarebbe parlato anche di Giustino De Buono. Tant'è che, questo lo potranno confermare diverse persone,
Io stesso ho contattato nel mese di dicembre alcune persone che sapevo interessate all'argomento dicendo: guardate che a gennaio Report farà un grosso servizio sul caso Moro parlando di Giustino De Buono. Quindi, ripeto, la domanda che si fa Paolo Persichetti può avere una risposta che è anche una non risposta. Lo sapevano tutti, era un segreto di Pulcinella. Seconda domanda, Ranuccia è in possesso del numero di telefono di Pazienza? Evidentemente sì, lo dice Pazienza stesso, sono in contatto per i motivi appunto indicati da Pazienza, che non sono uno scoop, lo ha già detto anche all'ADN Cronos. In caso affermativo lo ha mai contattato? Sì, e Persichetti potrebbe tranquillamente saperlo, perché magari prima di lanciare una bomba mediatica di questo genere avrebbe potuto cercarsi, come possono fare tutti, i rapporti pregressi tra Pazienza e Ranucci, avrebbe trovato traccia di questa smentita. Quindi è evidente che i due, se non si sono sentiti direttamente, sono stati comunque in contatto, quindi sì, Ranucci ha sicuramente il numero di Pazienza e molto probabilmente appunto lo ha contattato, se non lui direttamente, la sua redazione, i suoi giornalisti. Lo ha sentito, questa è la quarta domanda, nel periodo in cui la redazione stava preparando la puntata sul caso Moro? Ecco, questa notizia è smentita da Ranucci in prima persona e da Pazienza, quindi non credo che ci siano dubbi al riguardo. Conclude Persichetti dicendo: mi aspetto una risposta perché penso che la trasparenza e l'onestà intellettuale siano i principi da cui non si può prescindere. Giustissimo, però a questo punto sarebbe il caso, prima di, ripeto, lanciare uno scoop che poi viene ripreso a livello nazionale, ben venga, sarebbe il caso di informarsi e magari fare tutte le verifiche del caso. Ora mi si potrà accusare di essere di parte, adesso quale parte sinceramente non lo so, non sono né dalla parte di Francesco Pazienza né dalla parte di Siegfried Ranucci né dalla parte di Cristiano Lovatelli Ravarino, semplicemente mi sembrava giusto definire i contorni di quello che è, possiamo dirlo, uno scoop veramente che regge poco. Grazie e iscrivetevi al canale.